In auditorium si parla di legalità, bullismo, violenza di genere con gli agenti della questura. In un'altra aula di scelte di salute assieme agli esperti dell'azienda sanitaria, con gli imprenditori di Confindustria, di autostima e di come affrontare le difficoltà. Coinvolge 1200 studenti di 79 classi di diversi istituti superiori il progetto Sapremo per sensibilizzare i più giovani ai rischi connessi all'uso di sostanze e promuovere una cittadinanza attiva. Creare un po' uno stimolo a vedere le cose positive che ci sono, gli stimoli che ci sono, la creatività, il benessere, il positivo che può esserci nelle relazioni, proprio per all'origine creare una barriera protettiva. La comunicazione è impostata per evitare toni condiscendenti, paternalistici o troppo ingessati. Stiamo interagendo con i ragazzi tramite i loro telefoni, quindi le domande vengono poste tramite delle slide interattive a cui loro rispondono con dei messaggi. Devo dire che c'è tantissima interazione, anche se in un modo completamente diverso da come me lo ricordavo io quando frequentavo i banchi di scuola. Abbiamo visto che usare un linguaggio o una lezione frontale non serve, quindi cerchiamo di far partecipi i ragazzi, usiamo molti video, usiamo anche dei cartoni animati, usiamo un linguaggio consono all'età e al target delle platee che abbiamo. Li coinvolgiamo, suscitiamo anche ilarità, ma intanto arriva a germogliare in forma amichevole. Un progetto voluto da Questura Danieli, Comune e Azienda Sanitaria, dopo la morte per overdose di una studentessa del Sello in stazione a Udine nel 2018. Massimo Marangone era uno dei suoi docenti. Il fatto di ripercorrere la storia di scelte, di interrogativi, di dubbi di una ragazza che oggi, anche qui, con questi approfondimenti, ritornano alla luce perché sono le storie, gli interrogativi di tutti i ragazzi.